Mi piace il regno animale, vedere in vari ambienti come cambia tutto, come si sono adattati fra vari habitat, studiare un po' il loro comportamento e anche far qualcosa per le specie in via di estinzione. Mi sono iscritto all'apprendistato come laboratorista in biologia. Ho fatto l'esame d'ammissione. Poi ho aspettato un po' di tempo, fin quando non mi è arrivata, non mi ricordo più, telefonata, email, in cui mi convocavano per un colloquio. Sono andato lì, ho fatto il colloquio, mi hanno fatto i complimenti per l'esame d'ammissione, anche se facevo la quarta media, il risultato era ottimo e io l'ho preso come un complimento. Gli ho raccontato come è nata la passione, gli ho fatto capire che era una cosa coltivata nel tempo. Alla fine mi hanno detto anche in caso se ti sei iscritto ad altri laboratori, se ti arriva la risposta di assunzione, di aspettare di dire di sì e dire stavi aspettando anche un'altra risposta, che era la loro. Quindi io l'ho presa come fiducia, dire, ce l'ho per dire fatta, fino a quando non mi è arrivata un'email con su scritto mi dispiace abbiamo preso qualcun altro. E lì ci sono rimasto male. Penso di non averne quasi mai parlato. Dopo tutto quel casino mi sono iscritto al liceo. A scuola non è che vado malissimo e che non è che mi si venga data proprio la possibilità, dati i mezzi, per aiutarmi per lo studio, come riformulare una domanda, semplicemente non mi viene dato e io non riesco e faccio fatica. Perché loro chiedono di argomentare ciò che fai. Io argomento, ma a loro non va bene. Perché io provo ad andare incontro a loro, ma loro non fanno come me. Perché mi impegno ma i risultati non arrivano. L'istituto lì non è che mi aiuta, anzi penso che ne approfitti per fare un po' di piazza pulita. Mi è stato detto proprio dalla direzione quando ci siamo incontrati che non aveva intenzione di proprio sensibilizzare i docenti all'inizio, me l'ha proprio detto chiaro e tondo, e che non aveva proprio così tanta intenzione di darmi dei mezzi di compensazione, ecco, per aiutarmi. O ce la facevo o potevo tranquillamente andarmene e fare tutt'altro. E questo mi ha penalizzato molto. Penso che non accettava proprio sto cambiamento. È una cosa nuova questo. Siamo agli inizi, mi è stato spiegato. Quindi all'inizio sarà così, ma tra 10 anni questo argomento dei ragazzi con la sindrome, d'Asperger, autismo così, sarà un argomento quotidiano, normale per tutti, e che magari è meglio iniziare fin da adesso nel capire, ecco, come fare ad aiutare questi ragazzi come me e come altra gente nella mia situazione, o peggio o meglio che siano. Ma lui non ha voluto. Ci ho spiegato che quei ragazzi discalculici e dislessici gli danno paio di cose, ma come dislessici per i computer devono comprarseli loro. La scuola non dà niente e si arrangiano anche loro. Man mano prende più piede, ecco. Sempre più ragazzi vengono diagnosticati con autismo e le sue varie forme. E quindi è ora che la società piano piano inizi finalmente a capire che queste persone hanno solo un modo diverso da pensare e non sono stupidi. Questo li penalizza nell'ambito scolastico come me, e che se gli dà i mezzi di compensazione per aiutarli, per dare al massimo, non si rimane delusi, perché so di certi ragazzi autistici così che fanno cose straordinarie. E come mai? Perché a loro gli sono dati i mezzi per migliorare per quello che sanno fare. Gli hanno dato tutto e ecco i risultati. Come si sono più o meno rifiutati ed ecco dove siamo.